Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Come potete vedere la location non è ancora cambiata e penso non cambierà perché sto avendo problemi un po' a trovare un'altra modalità di mettere a punto fili con il nuovo PC e anche le nuove cose che mi sono arrivate. Come potete vedere non ho cambiato webcam ma ho capito come metterla un po' meglio, infatti la qualità mi sembra migliore, poi magari è una merda lo stesso, però comunque andiamo avanti. Quest'oggi siamo all'episodio capolavoro. Di che cosa vogliamo parlare? Oggi parliamo di una serie che in partenza era una delle mie preferite, ma poi è andata a puttane, cioè completamente. La serie secondo me che si è rovinata il più possibile. Sto parlando di Vikings. Come al solito io giudico in base a tre cose: trama, personaggi ed obiettivo. In questa situazione, diciamo, metterò anche dei voti diversi in base alle stagioni. Cioè, mettiamo dalla prima alla quarta stagione, più o meno, sì. E poi la quinta e la sesta. C'è un punto chiave nella trama che si può tranquillamente capire da dove sto parlando in poi. Allora, ragazzi, come serie partita con un budget veramente ridicolo, danese, poi mi pare sono danesi loro, sì. Veramente spettacolare. La trama è intrigante fin da subito e anche non troppo sotto alcuni punti di vista. Certi personaggi, ecco, sono stati messi un po' a cazzo di cane, però per come si è svolta un po' la situazione non è neanche troppo discostata storicamente. Giusto se sei uno un po' tignoso da andare a vedere, ti peserà. Non ha punti morti, io non ho visto punti morti in Vikings praticamente in nessuna puntata dalla prima alla quarta stagione, veramente. Perché anche se c'è un momento un po' più tranquillo, comunque ha il suo perché. Non te lo fa pesare. Quindi comunque come trama dalla prima alla quarta stagione do un bel 9. Dalla quinta alla sesta stagione, che cambia da così a così per la morte di un personaggio molto importante che non dirò per non farvi spoiler, ma per davvero viene praticamente cioè guardatela solo fino alla quarta, io vi do questo consiglio. La quinta e la sesta invece sono veramente tutto il contrario, trama completamente inutile. Non succede nulla, penso, in due stagioni, tranne tutte cose che sono puntate solo a farti incazzare. Giusto guardate proprio l'inizio della quinta, un pochino si salva, perché appunto si va a vendicare questo personaggio e quindi si è ancora un po' legato a quel personaggio, cioè nel senso comunque c'entra lui, per questo è ancora non così una cagata di quelle proprio dolorose. Quindi come trama, un bel 3, assolutamente sì. E io ve lo dico, ripeto, è stata una delle mie serie preferite finché non sono arrivate a questo. E chi dice che Game of Thrones ha un finale brutto, beh, probabilmente non ha visto il finale di Vikings, perché ragazzi, in confronto Game of Thrones c'ha un finale bellissimo. Dici perché me l'avete rovinato? Perché io volevo non guardarlo, volevo stare qui e dirvi: guardate, ho visto solo fino alla quarta stagione, è bellissimo, senza sapere quello che succedeva dopo, perché ve lo rovinate, ve lo dico. Personaggi, allora Ragnar protagonista, Rollo il fratello, Lagertha moglie di Ragnar, perlomeno prima moglie, Bjorn la corazza, figlio primogenito di Ragnar. Vabbè, poi piano piano si aggiungono sempre altri, tra cui Harald Hardrada, che non so se l'ho pronunciato bene, comunque è uno dei grandissimi conquistatori norreni, Eric il Rosso, cioè insomma comunque gente che è importante nella zona, diciamo, nella storia norrena. E vi dico, quasi tutti, secondo me, sono stati fatti veramente bene. Il potenziale dei personaggi ha retto la trama anche in quelle due stagioni di merda.
tranne alcuni, mi hanno fatto dire: ormai ho iniziato questo calvario e niente, finiamolo, perché giusto perché vedevo appunto quei personaggi che mi facevano ancora un po' tenerezza, perché non posso dire altro. Comunque i personaggi sono fatti secondo me tutti bene, tranne quelli appunto presentati dalla quinta e la sesta. Quelli presentati prima invece tutto ok, dai, sì, dai, pure un 10, cazzo, sono fatti veramente bene. Non ti viene da dire: ma perché sta cosa? Cazzo, c'è tutto dietro un senso. Ah no, c'è un personaggio che mi sta sul cazzo, Torvi mi pare si chiami, che è palesemente un personaggio importante solo perché l'attrice è la figlia del regista, e questa cosa mi ha fatto rodere il culo fin dall'inizio. E l'unica cosa brutta delle prime 4 stagioni è proprio questa, perché, ragazzi, io ve lo dico, non è una bella donna questa attrice qui, non lo è oggettivamente, solo che viene idolatrata come attrice bravissima e come donna bellissima per tutto il cazzo di tempo solo perché è la figlia del regista, e si vede, ragazzi, si vede, si può proprio notare. Quindi ritiro il 10, 9 per questa cosa sui personaggi dalla prima alla quarta, personaggi dalla quinta alla sesta, assolutamente 1, perché mi hanno veramente rovinato dei personaggi incredibili. Anzi, adesso passo agli spoiler, passate un po' più avanti. E la morte del personaggio in cui dicevo, naturalmente, è il protagonista, perché che fai? Fai morire il protagonista, no? E quindi vai a sputtanare completamente tutta quanta la trama della serie. E per di più, il personaggio che mi hanno fatto morire veramente come un coglione è assolutamente Eric in rosso. Eric in rosso viene presentato nella quinta stagione come quello che poi continuerà in una probabile settima stagione o in uno spin-off di Vikings, e nella sesta lo fanno morire come un coglione, ma proprio un coglione cretino, proprio che tu dici: ma quello è Eric il Rosso? Cioè è come se fanno un film in cui c'entra anche, che ne so, Nostradamus, personaggio importante, e tu dici: vabbè, quello è un vecchio de merda, via, inciampa e muore, così, come un coglione. Tanto mica era un personaggio conosciutissimo, che è anzi, penso sia quello più conosciuto dal punto di vista globale, Eric il Rosso, che, cioè, vabbè, e i figli di Ragnar che diventano dei cretini assurdi. Veramente incredibile. Harald che viene fatto andare a puttane pure lui, senza un motivo, perché era il personaggio, secondo me, più bello della serie dopo Ragnar. Perché? Perché ti devono far vedere che il più figo è Bjorn, che l'unica cosa che ha fatto in tutte le cazzo di stagioni è urlare. E basta. Non ha mai fatto nient'altro. È un personaggio inutile e di merda. Chi dice che Bjorn è il suo preferito probabilmente non ha visto questa serie, perché Bjorn non fa una sega. Regna per quanto? 2 mesi? Fa solo casini, perde il trono 5 volte e poi riesce a farsi infilzare da uno che è stampelle. Cioè, Bjorn è la corazza? Che corazza de merda è? Scusatemi. Comunque adesso, finita la parte spoiler e tutte le incazzature e tutto il resto, ho detto appunto un 1 sui personaggi dalla quinta alla sesta, mi sono sfogato un po', e passiamo all'obiettivo. L'obiettivo secondo me all'inizio era sfondare, perché ricordiamo che stiamo parlando di una produzione che non ha mai fatto niente, quindi secondo me loro hanno puntato tutto su questo qui, e infatti si è visto perché c'era tanto impegno. L'obiettivo dalla quinta e la sesta è palesemente allungarla un po' con il piscio per cercare di guadagnarci ancora, perché probabilmente sapevano che dopo Vikings, almeno che non avessero riportato qualcosa di Vikings, come stanno facendo con Vikings Valhalla, che a proposito pure quello ci farò una recensione, ma spoiler, la recensione non è positiva, e sapevano che questa cosa sarebbe successa, e quindi hanno cercato di mangiarci, secondo me, il più possibile. Quindi l'obiettivo
dalla prima alla quarta stagione è la qualità, e si vede. Gli do un 10 perché hanno portato una serie con una qualità enorme fino alla quarta stagione. L'obiettivo dalla quinta alla sesta stagione è appunto portare i soldi, e purtroppo ci sono riusciti. Naturalmente questo qui potrebbe alzare il voto finale, perché comunque l'obiettivo è stato raggiunto, ma in questo caso gli do un voto basso perché non se lo merita. Anche se l'obiettivo è stato raggiunto, è un obiettivo di merda, che fa schifo. Sono stanco di vedere queste cose che escono al cinema o sulle piattaforme solo per fare soldi, e non le voglio più vedere sinceramente sopra lo schermo. Quindi no, zero, assolutamente zero. Voto finale, prima quarta stagione, 9, 9, 10 abbiamo detto, 9 e mezzo, assolutamente. Ve lo consiglio, ma smettete alla fine della quarta, ve lo dico. Tanto può tranquillamente finire così, perché il finale è abbastanza chiuso, non aperto. Dalla quinta alla sesta stagione abbiamo detto 3, 1 e 0, quindi 1 e basta. 1, voto 1 per la quinta e sesta stagione. Ci vediamo venerdì con il doppiaggio, che comunque è stato fatto bene, di questa serie, con il doppiaggio di Vikings, dove riporterò una delle prime scene che io abbia mai doppiato su questo canale, cioè Ragnar e Rollo che discutono di come andare ad ovest. E niente, ci vediamo venerdì.